Buongiorno, ben ritrovati con TG Mattino. Ci siamo anche in questo giovedì 10 giugno per la rassegna stampa della nostra emittente. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani, partiamo dal Corriere dell'Umbria. La cronaca in primo piano: cade dal capannone 15enne, gravissimo. Ragazzino ricoverato in rianimazione dopo essere precipitato dal tetto di una struttura dismessa a Ellera di Corciano. La fotonotizia riguarda la campagna vaccinale e in questo caso quella relativa ai maturandi che sono stati vaccinati ben 2070 in un solo giorno, proprio nel primo giorno dedicato appunto ai 19enni che si sono presentati per la profilassi in vista degli esami di maturità. Bar e ristoranti in pressing per limitare le sagre. Sono 15 le manifestazioni già calendarizzate. La regione valuta l'ordinanza per imporre la durata massima di 4 giorni e ci sarà un vertice. Lunedì, ancora per la cronaca, Dan Arni muore a 59 anni mentre lavora in officina. A Foligno, furto all'edicola, rubato l'incasso. Mentre le strade per il mare, tutta la mappa dei cantieri che riguardano quello che saranno dei disagi, gioco forza nei trasferimenti dall'Umbria verso le località marittime, e sotto questo punto di vista gubbio a diversi cantieri, poi lo vedremo. Orvieto, case svaligiate, arrestati 3 ladri. Per quanto riguarda invece le notizie di carattere sportivo, Ternana firma Ghiringhelli, ora assalto ad Asensio per le fere. Grifo, coreografia dei tifosi, vicenda Caserta alla fine per quanto riguarda ormai la risoluzione con il tecnico. Mentre Serie D, Foligno KO, Vicarelli viene esonerato, mentre il derby tra Trestina e Tiferno vede la vittoria dei bianconeri. Poi vedremo le immagini dei gol proprio del match. Veniamo quindi alla prima pagina della nazionale. Un gioco drammatico, adolescente precipita da un capannone abbandonato, è grave. Muore schiacciato dalla motrice, dunque cronaca che purtroppo predomina la prima pagina anche della Nazione. Terni, imprenditore di 59 anni, perde la vita nell'officina, 6 condanne per l'infortunio fatale dell'operaio dell'Ast. Sotto la testata questa notizia che vedremo proprio dalla pagina nazionale: assolto dall'accusa di spaccio, ho comprato 200 dosi, la mia scorta di droga durante il lockdown. L'avvocato è l'eugubino Ubaldo Minelli, la vicenda riguarda proprio un eugubino datato primavera 2020. De Agustinis perde anche il secondo atto per quanto riguarda l'ex sindaco di Spoleto e la vertenza in tribunale. Il caso aperto ancora, giovani sempre più depressi, ma all'ASL non c'è nemmeno spazio. I nodi da sciogliere per quanto riguarda la sanità: barelle in corsia e pochi interventi. L'ospedale ancora non riparte. Anche la Nazione tratta la profilassi maturandi. Abbiamo più paura per l'esame, hanno detto proprio sul vaccino. Gli studenti intanto salutano la scuola: mai più didattica a distanza. Ieri l'ultimo giorno, ora le vacanze. E poi nei box in basso: i paperoni dell'Umbria abitano a Polino, il maggior reddito pro capite nel comune più piccolo, e i residenti sono tutti immunizzati. Tavernelle, vandali rovinano la festa dei bimbi delle elementari, rubati anche i sassi colorati preparati per la caccia al tesoro dei piccini. Veniamo al Messaggero in primo piano, anche qui la cronaca: ragazzo giù dal tetto, gravissimo. Corciano, cede un pezzo di vetro resina in un capannone abbandonato, 16enne in fin di vita, era assieme ai compagni di classe, un gravissimo trauma cranico preoccupa i medici. La fotonotizia: maturi e vaccinati, primo giorno per i ragazzi che devono sostenere l'esame. Quindi appena sopra, imprenditore muore schiacciato nella sua azienda, 59enne a Terni, travolto dalla cabina di un tir. A Perugia, movida selvaggia, caos in centro e bottigliate fra la gente a Fontivegge. Sempre da Perugia: vivo con 50.000 api sul balcone del mio studio. Il racconto di un professionista perugino che assieme a un esperto sta peraltro cercando di salvare proprio le api. Treni Milano, Torino e il mare da domenica sono più vicini. Da Spoleto, per l'ex sindaco De Agustinis, ricorso ancora bocciato. Mentre effetto vaccinazioni, contagi ridotti del 38%, segnala
il Messaggero. Notizie di carattere sportivo sotto la testata: Perugia, da Benevento arriva l'ultimatum a Caserta per legarsi proprio al club sannita. Ternana, mercato, i primi due colpi sono Palumbo, che resterà riscattato dalla Samp, e l'esterno Ghiringhelli. Foligno, KO con il Siena, niente salvezza, e mister Vicarelli qui in foto viene esonerato. E allora cominciamo il nostro solito tour online partendo dal nostro sito www.trgmedia.it. Le parole del sindaco Stirati, che poi peraltro sentiremo. Ceri 11 settembre, parla il sindaco, giusto sentire lo stato d'animo della città senza creare false illusioni, distanziamento problema insormontabile se verrà mantenuto dal governo. Poi ha trattato altri spunti interessanti che fra poco sentiremo. Anche qui la notizia del turno infrasettimanale di Serie D: il Trestina supera 2-0 Tifano nel derby e blinda la terza piazza. Foligno, qui in foto proprio Vicarelli, KO con il Siena, e la società esonera proprio l'allenatore. Oggi dovrebbe arrivare il nome del nuovo tecnico che guiderà la formazione folignate verso il rush finale, ancora salvezza non aritmetica. Veniamo a tutt'oggi.info: incidente mortale sul lavoro a Maratta, muore 59enne vicino Terni, bimbi maltrattati all'asilo a Città di Castello, a processo suora e maestra. A Perugia precipita da capannone, gravissimo adolescente, il 16enne rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un capannone di Corciano nell'area ex Sicel. Veniamo anche a Umbria 24, incidente sul lavoro, 59enne muore schiacciato dalla cabina di un tir. Corciano, 16enne tra la vita e la morte dopo essere caduto dal tetto della ex Sicel. Vaccinati nell'ultimo giorno del liceo, per noi una giornata storica. E poi purtroppo anche un altro tragico fatto di cronaca: a Perugia, stroncato da un malore a 26 anni dopo una partita di calcetto. Veniamo a Perugia Today: ragazzino cade dal tetto di un capannone, è gravissimo, l'Umbria, muore mentre lavora, inutili i soccorsi nella zona di Maratta. Poi scorrendo ovviamente la mappa del Covid su Perugia Today e tutte le altre notizie. Veniamo anche a Gualdo News: Freccia Rossa, da oggi prenotabile il nuovo servizio con fermata a Orte. Gualdo Tadino in lutto per la scomparsa di Giuseppe Scatena, e sempre Gualdo Tadino, la mostra di Anna Morrone inaugurata da Vittorio Sgarbi, l'appuntamento per sabato alle ore 12, dunque al Polo Museale, per un'iniziativa curata da Katia Monacelli con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino. Torniamo alle notizie, dunque in primo piano partendo dalle pagine nazionali, dal Messaggero nazionale. Prove di ripresa nell'Unione Europea, parte il pass, ma l'Italia è in ritardo e a pagare è il turismo. Ok dell'Europarlamento, 9 paesi pronti, tra cui i nostri rivali turistici, Grecia, Croazia e Spagna. La protesta delle regioni, le parole anche del governatore Fedriga: mancano ancora certezze per i gestori, ha detto. Nella penisola mancano gli ultimi test sui database nazionali che consentiranno di emettere il documento dall'inizio di luglio. Intanto, per quanto riguarda l'allarme degli operatori, noi prenotiamo all'estero, gli stranieri non arrivano. Nelle città d'arte solo il 15% delle camere occupate questa settimana, e ora rischiano anche le località di mare, scrive proprio il Messaggero. L'ok richiami in vacanza, Figliuolo, forniremo le dosi. Accolta dal commissario la proposta delle regioni, ma solo in via eccezionale. Il caso degli open day per i giovani, il CTS valuta una stretta su AstraZeneca. Serviranno nuovi accordi tra i governatori, restano ancora da definire modalità e tempi congrui. Dunque, per quanto riguarda l'incremento giornaliero, vedete l'Umbria, più 21 fa segnalare sul dato dei positivi. Per quanto riguarda ancora le misure del governo in termini di ripresa dell'economia, stop rapido alle cartelle ma più poteri alle entrate. La sottosegretaria al Tesoro, Maria Cecilia Guerra, intervistata proprio dal Messaggero, dichiara: la riscossione cambierà nel 2022. I debiti fiscali potrebbero essere cancellati anche prima dei 5 anni. Bonus 110% contro il caro prezzi che non fa decollare i cantieri, serve una proroga fino al 2023. Il sottosegretario Sartore: il termine slitti di un anno, l'esecutivo studia anche una norma ad hoc per le materie prime.
Dalla Nazione, discoteche e ferie solo col Green Pass, Meloni sulle barricate, no ai ricatti. Il documento digitale valido da luglio consentirà l'accesso ai mezzi Covid free, locali e feste. La leader di Fratelli d'Italia: non permetteremo che si neghi la libertà di viaggiare. Norme chiare, ribatte Fedriga, come abbiamo già sentito dunque il governatore friulano e presidente delle regioni Massimiliano Fedriga. La durata scadrà dopo 9 mesi per vaccinati e guariti, disposizioni diverse negli altri paesi dell'Unione Europea. Come ottenere il Green Pass, visibile con le app Io e Immuni, sarà possibile stamparlo per averlo anche in formato cartaceo, mentre a settembre in classe con le mascherine per figliuolo, ipotesi vaccini fino a 6 anni. Open Day, allarma AstraZeneca, ora il CTS rivede le fasce di età. Oggi il vertice, dopo i 2 casi di trombosi che si sono verificati tra i giovani, ok agli over 60, no agli under 40. In queste ore stiamo valutando con attenzione segnali su eventuali effetti collaterali del farmaco inglese, ha detto il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli. Via libera la seconda dose in vacanza, ma soltanto in casi eccezionali. Il commissario Figliuolo dà l'ok alla somministrazione per i turisti di lungo periodo. E poi, come detto, questa notizia che riguarda proprio Gubbio: compra 200 dosi di eroina, assolto, mi servivano per il lockdown. Sempre della Nazione. Perugia, ma siamo esattamente a Gubbio, arrestato con la droga sul bus mentre torna a casa, è un tossicodipendente, il fatto non sussiste. Un 43enne di Gubbio, difeso dall'avvocato Baldo Minelli, è stato così assolto perché il fatto non sussiste. Appunto, l'imputato ha prodotto in aula il verbale di contestazione dicendo: non volevo prendermi un'altra multa e così ho pensato di fare il rifornimento per le 3 settimane di blocco totale, visto che sono tossicodipendente sarei dovuto restare in casa almeno fino al 20 maggio, il fatto accaduto il 17 aprile del 2020. Questo ci dà la possibilità di aprire la pagina Regione Umbria, partendo proprio dal Corriere. Maturandi si vaccinano in 2070. Oggi secondo giorno dedicato all'immunizzazione degli studenti, una delle ragazze in fila, rivogliamo la nostra libertà. Con questo anche foto reportage dei maturandi che si sono vaccinati dunque nella giornata di ieri. Gavettoni tavolati in piazza per dimenticare il lockdown per la fine quantomeno delle lezioni. Anno complesso, ma gli scrutini non sono disastrosi, ragazzi splendidi, ha detto la preside del Volta di Perugia, Coccia. Quindi 13 cantieri sulle strade del mare, sono solo sulla E45 in corso 9 interventi per asfaltature e messe in sicurezza dei viadotti. Sulla Perugia Bettolle resterà chiuso fino a luglio lo svincolo scusate, all'altezza di Magione. Perugia Ancona, non si sblocca il completamento del tratto finale nelle Marche. Civitanova Marche fu la direttrice più nuova, stop solo all'uscita Macerata Foligno Est. Su 800 km di strada a gestione ANAS sono presenti 50 lavori di rifacimento viario per un valore di 150 milioni. Qui la mappa e anche i tempi di interventi. La SS 318 di Valfabbrica Perugia Ancona, traguardo Tadino e Gubbio, carreggiata chiusa direzione Perugia, completamento previsto il 25 di giugno. La SS 219, la variante di Gubbio Piandassino, chiuso in entrambe le direzioni tra gli svincoli Viale Parruccini, Scheggia e Gubbio Est. Non c'è il completamento che dovrebbe avvenire comunque entro luglio secondo i tempi dati da ANAS. Poi altri itinerari soprattutto nell'Alto Tevere, San Giustino e Selgilama, Montone Promano, Umbertide, intervento viadotti Roncabelle col Di Pozzo con completamento a luglio, e poi Ponte Patto di Torgiano, Acqua Sparta Terni fino al raccordo Perugia Bettolle nella uscita di Magione, appunto. 8 freccia rossa per uscire dagli isolamenti, il nuovo orario estivo di Trenitalia, 80 treni regionali e interregionali al giorno, Terni Milano in 4 ore. Corruzione in regione, sempre dal Corriere, scatta indagine interna, verifica amministrativa sulle autorizzazioni delle cave dopo l'arresto di un funzionario. Con l'operazione condotta, coordinata dalla Procura di Perugia, è stata effettuata dai carabinieri forestali, arresto in flagranza di reato, come sottolinea proprio il Corriere. Ancora investimenti delle imprese, il nuovo bando Large 2021 stanzia fino a 10 milioni, interessate le aziende del manifatturiero e servizi alla produzione. Promozione turistica, tirocini per disoccupati, avviso per selezionare i comuni che ospiteranno le attività. E poi ancora ristoratori in pressing per lo stop alle sagre. Fiorelli, presidente delle Proloche, contrario, così si colpiscono i piccoli borghi e si favorisce la fuga dei turisti.
turisti. Lunedì vertice in assessorato regionale, la FIPE rilancia il limite di 4 giorni e la modifica della legge. Qui intanto anche gli eventi confermati ad oggi in questa tabella fatta proprio dal Corriere. Ristori agli alberghi, i soldi non bastano. A fronte degli 8 milioni messi a disposizione sono arrivate richieste per 23,4. Veniamo alla Nazione con la cronaca in primissimo piano. Schiacciato dalla motrice nella sua officina. Terni, Antonio Palenga, 59 anni, stava lavorando nell'azienda di cui era titolare con altri due soci. È morto sul colpo, appunto, a 59 anni. Un collega ha tentato di aiutare la vittima, ma non c'è stato niente da fare. Qui proprio in foto l'officina dove si è consumata la tragedia. E poi ancora, precipita dal tetto, 16enne gravissimo, incidente nella fabbrica in disuso a Corciano. Il ragazzo festeggiava la fine della scuola con alcuni compagni quando il solaio ha ceduto. L'attesa infinita dei genitori, siamo tutti sconvolti, hanno aspettato per ore davanti al cancello di poter riabbracciare i figli. I minorenni hanno raccontato quanto accaduto alla polizia, sono bravi ragazzi, volevano soltanto trascorrere un po' di tempo insieme, testimonia chi ovviamente li conosce. Passando alla sanità umbra, sale operatori a singhiozzo, eletti in corsia. Giannico, noi in prima linea per il Covid, dichiara il commissario. 15 barelle nei reparti, da risolvere la questione della Brist Unit, dimezzate le sedute in clinica privata e a luglio arriverà lo stop. Il direttore generale, non il commissario ovviamente, Giannico, dichiara pochi anestesisti, devono andare in ferie, abbiamo limiti anche di spesa per il personale. La denuncia del Nursing, pochi interventi, mancano infermieri e medici e non ci sono posti per la degenza. Intanto le pulizie alla cascina, ma scattano i ricorsi al Santa Maria della Misericordia, esce la servizi associati, il TAR fissa l'udienza nel merito a settembre. E poi le questioni aperte, adolescenti sempre più depressi, ma neuropsichiatria non ha posto. Perugia, pandemia e didattica a distanza hanno raddoppiato i casi legati a patologie autolesive e ideazioni suicidarie. Il servizio dell'ex Grocco ha carenza di spazi, 8 stanze per 15 operatori e la medicina dello sport resta. C'è un sovraccarico di presenze tra gli 11 e i 14 anni, in Umbria manca il reparto ospedaliero. Più ansia per la maturità che per il vaccino, viaggio tra i giovani che si sono sottoposti alla prima dose a pochi giorni dall'inizio della prova d'esame. Così potremo anche viaggiare, dichiarano qui alcuni dei maturandi ritratti anche in foto dalla Nazione. Ieri le prime somministrazioni a circa 150 ragazzi al centro fiere di Bastia, oggi si replica. Sono 3.128 prenotati, pari al 42% circa dei 7.319enni attesi all'esame. I dati del contagio, intanto i ricoverati sono 47, prima dose a 414.000. L'ultimo giorno di scuola, la DAD, una cosa terribile, i ragazzi si ritrovano in centro per pranzare e cenare insieme, ma ci portiamo dentro un grande peso, hanno detto. Ancora da Perugia, l'abbiamo visto prima su Umbria 24, muore a 27 anni dopo la partita, era felice della ripartenza. Il dolore degli amici di Mattia Chiani, il giovane stroncato da un malore in casa, aveva appena ricominciato a lavorare, oggi i funerali nella chiesa di San Barnaba. Gli avevano fatto un contratto a tempo indeterminato, dopo l'apprendistato era appassionato, dichiara il datore di lavoro. Sul Messaggero, la sfida alla terza ondata, effetto vaccinazioni, rischio contagio ridotto di quasi il 40%. Secondo il calcolo del matematico del CNR Giovanni Sebastiani, incidenza sotto la soglia critica in tutti i comuni della regione. Intanto nella squadra Centro Italia l'Umbria punta a progetti per lo sviluppo industriale, subito al lavoro per preparare gli incontri del tavolo tecnico che dovrà presentare idee al governo. Il percorso già avviato dall'università potrebbe essere un aiuto, mentre GEPAFIN cerca un super esperto, la società finanziaria partecipata della regione, un profilo professionale da inserire come dipendente con un contratto a tempo indeterminato dunque. Veniamo ai maturandi, sia al vaccino per più sicurezza e libertà. Anna, così torniamo alla normalità, Francesca e Rebecca già vedono Lisbona, il medico De Angelis, studenti motivati e sereni, un esempio. E poi ancora, preoccupata, ma che mi preoccupa molto di più l'esame di Stato. Riccardo da Terni, è l'inizio di una nuova normalità e scatta subito il selfie. Finalmente sono libero di iniziare l'università senza patemi d'animo, ha detto questo ragazzo che farà la maturità. Treni, ecco i nuovi Frecciarossa, Milano e Torino sono più vicine. Per l'estate aumentano i regionali, le soluzioni per il Trasimeno, il turismo religioso e anche il mare.
Ulteriori approfondimenti di carattere regionale, sempre dal Corriere dell'Umbria, ospedale 15 barelle in corsia, crescono le richieste di ricovero al Santa Maria della Misericordia, aumento dei codici verdi, infermieri sono in arrivo, nuove stabilizzazioni, organico attuale con 1.197 operatori a tempo indeterminato. Quindi anche qui la cronaca sul Corriere, cade dal tetto, gravissimo quindicenne dopo un delicato intervento di neurochirurgia e rianimazione in prognosi riservata, come abbiamo già visto in precedenza. Arrestati con 12 kg di eroina, oggi la convalida, il nigeriano 43enne e il tunisino 30enne sono stati visti effettuare una cessione di droga, poi il blitz successo a Perugia ovviamente. Ancora da Perugia, tentato furto al centro commerciale, fermate e denunciate. Due donne di origini rumene sono state bloccate a San Sisto dagli addetti della vigilanza privata. Avevano rubato salumi e abiti. Quindi sempre da Perugia, dipendenti comunali tornano al lavoro in ufficio all'80%, fissata presenza minima settimanale in sede, assessore Merli, lavoro agile anche fuori dall'emergenza. Tari, agevolazioni per oltre 6 milioni a famiglie e imprese. A Perugia, terza vincita in una settimana, in via della Pallotta, 50.000 euro con un gratta e vinci. Entro settembre intanto il CVA torna alle associazioni ai cittadini, nella struttura si vaccina 3 giorni alla settimana, a dichiarare che il CVA deve tornare alle associazioni ai cittadini. Il presidente della Consulta Mingrucci. Questo dunque per quanto riguarda il Corriere. Veniamo al Messaggero. Movida selvaggia, caos in centro, Fontivegge bottigliate tra la gente, zona bianca, ragazzini scatenati in via Baldeschi, martedì notte da incubo, sabato che succede alla stazione, nuova aggressione proprio all'ingresso di un supermercato. Intanto la Stranieri riparte grazie al forte senso di resilienza, prima conferenza d'Ateneo del nuovo rettore De Cesaris, mentre vivo con 50.000 api sul balcone dell'ufficio, un professionista come abbiamo visto che sta cercando proprio di salvare le api. E poi la cronaca anche dal Messaggero, tragico gioco, giù dal tetto, sedicenne in fin di vita. Ellera cede un pezzo di vetro resine in un capannone abbandonato, volo di 10 metri, ragazzino gravissimo. Era assieme ai compagni di classe dell'Istituto Volta, un gravissimo trauma cranico preoccupa i medici. Carabinieri, guerra all'illegalità, trovate sequestrate 38.000 borse fuorilegge, contratti porta a porta, Enel, occhio alle truffe, segnala sempre il Messaggero. Veniamo anche alla Nazione per quanto riguarda la pagina regionale. Uni stranieri, solida l'analisi del rettore De Cesaris alla prima conferenza d'Ateneo. Le persone passano, ha detto, e poi la politica con le parole del neo segretario PD Bori, PD è spazio di tutti, non luogo di pochi. Domenica all'Assemblea regionale invitati i candidati delle liste al congresso dunque. Quindi manufatture Cesari entra nel gruppo Florence, siamo a Città di Castello, soddisfatto l'imprenditore umbro Stefano Romolini che assicura resteremo radicati quindi sul territorio, impulso a una formazione mirata. Mentre le parole di Miriam Sartini, responsabile della filiale di Perugia della Banca d'Italia, nel corso del suo intervento alla conferenza regionale dell'economia sul lavoro, economia umbra, il ritardo di 10 anni, ha detto. E poi, sempre da Perugia, arriva l'orto dei colori, didattica e decoro urbano. Al liceo di Betto inaugurato uno spazio per coltivare le piante tintoree, un laboratorio all'aperto che recupera un'area dismessa del parco Pescaia. Qui Lupatelli, Varasano e Naderi durante il taglio del nastro. Questo per quanto riguarda dunque la pagina regionale. Veniamo ai territori e lo facciamo con le parole, le abbiamo annunciate in precedenza, del sindaco di Gubbio Filippo Stirati per quanto riguarda l'ipotesi di un'edizione straordinaria della Festa dei Ceri il prossimo 11 settembre. Sentiamo. La Festa dei Ceri non ha padroni, non c'è nessuno che possa stabilire sulla festa in maniera, diciamo così, oligarchica cosa fare e cosa non fare. Quindi è giusto che il sindaco si metta a disposizione, si metta in ascolto. L'anno scorso c'era stata qualche iniziativa, ma molto minoritaria in questo senso, era un tema che non era sentito, io ho percepito immediatamente che non sussistevano le condizioni, diciamo, sentimentali della città. Quest'anno obiettivamente la situazione è completamente diversa. Quindi ho ritenuto opportuno che noi ci mettessimo in ascolto, io come rappresentante della città, ma tutte le varie componenti. È giusto che i capodieci che sono stati eletti dai ceraioli
abbiano sviluppato questa verifica, che chiaramente non è che debba stabilire quale percentuale il voto in più o il voto in meno, ma deve favorire un dialogo molto sereno, molto pacato, molto rispettoso. Io eviterei per esempio il dibattito sui social, che spesso sfocia inevitabilmente anche così in polemiche, in veleni, in zizzanie varie, ma dobbiamo prendere atto che tutti gli ugubini meritano rispetto, che gli argomenti in campo sono tutti molto validi e non devono essere demonizzati, né quelli del sì né quelli del no, perché io capisco perfettamente chi dice che vogliamo riprendere la festa, il suo clima, i suoi valori, per i giovani, per gli anziani che magari temono di non rivederli più. È altrettanto rispettabile, credo, l'argomento principe di chi è contrario, perché ritiene che il 15 e il 16 maggio siano insostituibili, non possano essere surrogati. Però ecco, dobbiamo avere la capacità di ascoltare, di sentire qual è lo stato d'animo della città, senza alimentare facili illusioni, perché dobbiamo anche capire che se in materia di emergenza sanitaria si mantiene il tema del distanziamento, è chiaro che per la festa dei ceri c'è un problema pressoché insormontabile, visto che tutti hanno ribadito, a cominciare dai capodieci e da tanti altri, che non possiamo immaginare una corsa dei ceri che sia limitata, vincolata e che debba essere sottoposta a delle limitazioni che ne snaturino la sua dimensione e la sua sostanza più forte, più rappresentativa. Addirittura mi sono sentito dire da qualcuno che io avrei scaricato le mie responsabilità sui capodieci, ma non scherziamo. Io nelle ultime edizioni del 18 e 19 ho firmato, io unico, vero, reale, responsabile, due piani della sicurezza che indicavano nel sindaco il responsabile di tutti i problemi che potevano sorgere durante la festa e la corsa. Quindi il sindaco se le assume tutte le responsabilità, forse anche qualcuna di più, ma ovviamente se deve prendere delle decisioni, che peraltro dovranno essere poi verificate alla luce delle indicazioni del governo, della prefettura, della questura, perché sappiamo che dobbiamo rispondere a precisi dettami, lo deve fare sapendo quello che la città prevalentemente pensa. E dico a tutte le ugubini, a tutti gli ugubini, che devono dire la loro, devono esprimersi sinceramente, senza nessuna paura, quello che pensano di questa vicenda e qual è il loro orientamento prevalente. Rendiamoci conto che ci sono tante altre manifestazioni anche del folklore italiano che sono in attesa di capire quello che succede. Basti pensare alla stessa vicenda del Palio di Siena, che peraltro ha delle condizioni che non sono peggiori delle nostre da un punto di vista organizzativo e logistico. Noi siamo dentro questo scenario nazionale che seguiremo con molta attenzione. Io naturalmente mi confronto con le autorità competenti, a cominciare dal signor prefetto, al quale ho già fatto presente che a Gubbio c'è questo stato d'animo, questa situazione, e che si sta dialogando e ci si sta confrontando su questo tema. Vedremo quali saranno gli sviluppi anche delle decisioni del governo nazionale. È evidente che le decisioni non possono essere procrastinate troppo avanti e quindi in questo periodo dovremo essere tutti capaci di tirare le somme. Queste dunque le parole del sindaco di Gubbio Filippo Stirati sull'eventualità di un'edizione straordinaria della Festa dei Ceri il prossimo 11 settembre. E parlando di Gubbio, dal Messaggero, l'abbiamo anche ripreso ieri nel nostro TG, Alessio sta meglio e scrive agli amici. Il 19enne ferito nell'esplosione alla Green Genetics di Sette Strade di Gubbio. Grazie, la penna trema, ma ho scoperto di essere forte di cuore, ha scritto in una lettera. Un cenno di saluto rivolto anche al sindaco Filippo Stirati, che ha seguito la vicenda con apprensione
passione fin dall'inizio qui. Proprio il foglio scritto da Alessio Cacciapuote, letto sotto l'urna del patrono. A Città di Castello la finanza aiuta la Croce Rossa in questa iniziativa solidale. Piegaro, regione, la proprietà della Trafomec non risponde per quanto riguarda una vicenda legata al lavoro, è un importante polo produttivo della città. A Gualdo Tadino, scuola, comune, società di calcio, tutti insieme, ecco il Gualdo Camp. Per il secondo anno consecutivo torna il Gualdo Camp 2021 che si terrà alla Luzzi, la presentazione è avvenuta ieri, ne parleremo stasera nel nostro TG. Assisi, Rocky non sopporti il collare, scappa, ritrovato dai carabinieri. Ovviamente parliamo di un piccolo cane meticcio che è stato ritrovato dopo essere fuggito. Todi Festival per la rassegna Off 2021, 6 chicche dedicate a danza e teatro, l'evento in arrivo nella città Tuderte. Veniamo a Foligno, pagamenti, tocca all'acconto IMU, anche per quest'anno previste 2 rate con la seconda che va a saldo il 16 dicembre, dal pagamento sono esentate le categorie previste in tema di emergenza. Caccia al pitone nascosto nel bosco, le ricerche continuano a Gualdo Cattaneo di un serpente non autoctono avvistato nelle scorse ore in zona Grutti da un partecipante a una escursione, sono in corso le ricerche. Gualdo Cattaneo con 20 euro ne vince 50.000 e poi furto all'edicola, bottino da 20 euro è avvenuto in Viale Ancona a Foligno. A Spoleto, ospedale, schiaffa di Agustinis, il TAR, improcedibile il ricorso contro la trasformazione del San Matteo per il Covid. Per i giudici questione superata dalla naturale scadenza dei provvedimenti dunque. Intanto a Scheggino le donne d'impresa, in foto il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini, rigenerare la vita, partiamo dai borghi, questo è il tema della 3 giorni, promosso dall'associazione imprenditrici donne dirigenti d'azienda, sigla AIDA, in programma Scheggino da domani a domenica, e ci sarà anche l'intervento proprio del ministro delle infrastrutture Giovannini. Il 26 ottobre si discute intanto il merito, tornando al discorso del TAR di Spoleto, è nata Spoleto nel cuore, associazione di promozione sociale, e già di due mondi intanto arrivano le mostre per il festival spoletino. Veniamo a Terni, la cronaca ripresa anche dal Messaggero, imprenditore muore schiacciato nella sua azienda, Tonino Palenga, 59 anni, travolto da una cabina di un tir, l'allarme dato da un collega ma non c'è stato nulla da fare. Il grave incidente è avvenuto in un capannone a Maratta. Ast, morte di Gianluca Menichino, sono 6 condanne e 3 le assoluzioni. L'operaio ternano è morto nel 2018, 35 anni, dopo 6 mesi di agonia, ieri c'è stata la sentenza. Ancora da Terni, anzi in questo caso da Amelia, scooter rumorosi, il sindaco di Amelia blinda il centro. Fino al 30 settembre il traffico sarà interdetto alle 2 ruote, dalle 16 alle 6. Intervento deciso dopo decine di segnalazioni. Intanto, furti in appartamento, presa la banda dei nomadi, da settimane imperversavano in tutto l'Orvietano, e ancora ad Orvieto si riparte veloci con una nuova offerta turistica. Teatro Verdi, tornando a Terni, nel 2023 vedremo il primo spettacolo, il sindaco Latini ha fatto il punto dei lavori, entro pochi mesi partiranno appunto i lavori. Il monito della Fondazione Carit, è necessario trovare risorse pubbliche. Fondazione, arriva l'opera di Artemisia Gentileschi, uno dei dipinti più importanti del 600, realizzato dalla pittrice caravaggesca, qui proprio ritratto. Al liceo classico Tacito, intanto a Terni, gli studenti come a Cambridge, dunque con dei corsi a Doc, come proprio nell'istituto inglese. Questo per quanto riguarda il Messaggero. Veniamo al Corriere, da Castione del Lago, fioccano le prenotazioni, agosto sold out. Il presidente di Urat, Benemio, di questo passo tra 10 giorni le strutture non avranno più posti. A maggio albergatori e ristoratori hanno lavorato solo nei fine settimana, ma i turisti adesso si sono risvegliati, ha detto proprio Benemio. Veniamo quindi invece ad Assisi, rete tra istituzioni, filiere e consorzi per promuovere il rilancio del turismo. Incontro tra comuni operatori del territorio per stabilire le strategie da mettere in campo. Il piano comprende itinerari artistici, naturalistici e anche percorsi religiosi. A Todi c'è il rischio di chusura del ponte di Montemolino, pronti 3 progetti per salvare la struttura, ma servono dai 4 agli 8 milioni, scrive proprio il Corriere, qui proprio l'opera del ponte Montemolino in foto, mentre a Marciano, borsa di studi in memoria di Maria Pia Brizziarelli, è stata istituita dall'associazione Umbra Leucemia e Linfomi, sarà premiato un allievo del 5° anno dello scientifico.
Ancora dal Corriere dell'Umbria andiamo in Alto Tevere, beni confiscati donati alla Croce Rossa. La Guardia di Finanza consegna alla Croce Rossa Italiana presidi medici recuperati da una maxi truffa e gasolio di contrabbando, che proprio il materiale recuperato dalle Fiamme Gialle e consegnato alla CRI negli anni passati regalati alla Caritas, capi di vestiario sequestrati dunque. Musica e shopping in centro storico dalle 18.30 alle 24, agende prima dell'estate con l'iniziativa di Radio Tiferno 1 dalla piazza, ricominciamo coinvolti gli esercizi commerciali. Intanto la politica, centrosinistra, tre nomi per il dopo Bacchetta, candidato sindaco, crescono le quotazioni di Secondi, Salvato e Mazzoni, stasera Unione Comunale PD. Intanto torna il concerto del Circolo Culturale Luigi Angelini ed Umberti De Buoni Spesa, 54.000 euro a disposizione di chi non ce la fa, la somma messa a disposizione dall'amministrazione locale per le famiglie ancora in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria. Veniamo a Gubbio con i lavori in primo piano, in questo caso nelle frazioni Asemonte e San Marco, per 130.000 euro. Gli interventi interesseranno i CVA delle due frazioni, si rendono necessari per migliorare l'accesso alle strutture. A Sant'Agostino un nuovo asfalto per l'area nei pressi del Cavarello, centro storico, si sta ultimando in questi giorni la pavimentazione di alcuni vicoli appunto posti nel centro eugubino. Si rinsalda intanto il gemellaggio con la città di Tann, incontro istituzionale tra gli amministratori dei due centri a Palazzo Pretorio, qui in foto l'assessore Baumer Gurak e il sindaco Stirati. Come riconoscere le fake news, primo posto al Cassata Gattapone, la seconda agraria agroalimentare agroindustria vince concorso AICA USR, è stato realizzato un video e la matematica è servita per interpretare la bontà di una notizia. Veniamo invece a Gualdo Tadino, contributi regionali ai musei del territorio, progetti in arrivo anche per Roccaflea e Chiesa di San Francesco per 12.000 euro. Lo scopo è promuovere la conoscenza delle architetture e collezioni locali per attirare nuovi visitatori. Intanto aperte le iscrizioni per i corsi di istruzione per adulti a Fossato di Vico, donazione della Misericordia all'ospedale comprensoriale. L'associazione ha regalato due aste portaflebo acquistate attraverso una raccolta fondi per il reparto di urologia. Veniamo quindi ora a Foligno, furto in edicola all'ora di pranzo, ladri portano via l'incasso della mattina alla rivendita Maria Cristina di Viale Ancona, in quel momento chiusa. Opere pubbliche, svincolo di Scopoli sul tavolo del viceministro, il sindaco Zuccarini e il suo vice Meloni ricevuti a Roma dall'onorevole Morelli, come si vede qui dalla foto. E poi Chiara Mazzarella vince il concorso Questa vita in uno scatto. La prima edizione del premio promosso dall'assessorato all'istruzione ha visto la partecipazione degli studenti di Scarpellini, Frezzi e Marconi. Sul podio anche Natascia De Santis e Milla Sabatini. A Foligno, Arena Giardino pronta a riaprire il 22, estate al via con cinema all'aperto, ci avviamo verso la normalità, ha detto proprio il gestore Clarici, lo storico spazio può ospitare fino a 150 spettatori. Serpente avvistato nei boschi, si tratta di un boa constrictor, sindaco prestate attenzione, proseguono le indagini dei carabinieri forestali a Gualdo Cattaneo. Veniamo quindi a Spoleto, commissariamento, TAR boccia ex sindaco, respinta la seconda richiesta di sospensiva presentata da De Agustini. Tinis avversa agli effetti del voto di sfiducia. E poi centro storico, servono 5 milioni, il comune partecipa al bando rigenerazione urbana per riqualificare ex mattatoio, cortile di Palazzo Collicola ed ex carcere del Santo Uffizio, dunque sempre a Spoleto. Veniamo a Terni, infortunio sul lavoro, muore 59enne. Antonio Palenga, titolare di un'officina di riparazioni, è rimasto schiacciato dalla cabina di un autocarro che si è chiusa all'improvviso. Violenza sessuale in centro, la 17enne ascoltata dal PM, la deposizione potrebbe dare una svolta alle indagini, l'episodio avvenuto sabato sera nella zona della Movida, massimo riservo su quanto riferito dalla ragazza in quei terribili momenti. Escursionista infortunata soccorsa dal SASU nella zona di Polino e tir controllati sulla Falminia tra Terni e Spoleto dalla polizia stradale. Verdi, lavori l'anno prossimo, il sipario si alzerà nel 2024, scrive Corriere, mentre l'appalto del trattamento delle scorie l'AST garantisce per i posti di lavoro. A luglio inizierà il contratto con i finlandesi, con un gruppo finlandese, una quarantina gli addetti col fiato sospeso. I sindacati chiedono che vengano confermati i parametri contrattuali anche le aziende dell'indotto, dunque, per quanto riguarda questa vicenda da Terni. Veniamo
Andiamo invece in questo caso a Orvieto, case svaligiate, 3 arresti, 2 distinti gruppi criminali sorpresi a Sferracavallo e via Montebianco, recuperata la refurtiva. A Narni, le bellezze del territorio in vetrina su Rai 1, domenica Linea Verde racconterà Stifone, le gole del Nera, la città sotterranea e anche la corsa all'anello. Ancora da Narni, suoni degli States nel concerto della ripartenza, domani all'Auditorium Bortolotti, Cristiana Pegoraro torna davanti al pubblico, la nota pianista. Scatti il divieto di transito per gli scooter in centro, intanto ad Amelia, come abbiamo visto. Veniamo anche alla Nazione. Trasimeno, vandali rovinano la festa per i bimbi di scuola, rubati a Tavernelli sassi colorati che gli alunni delle elementari avrebbero dovuto trovare in una speciale caccia al tesoro. Da Assisi, con il cuore vicino agli ultimi, la vittoria della solidarietà, ha già raccolto 1 milione di euro durante la maratona TV di martedì, donazioni al 45515 fino al 30 giugno. Veniamo a Gubbio. Grazie Gubbio, il mio cuore forte, a presto. La città riunita in preghiera per i 18 anni di Alessio Cacciapuoti, rimasto gravemente ferito nell'esplosione della Green Genetics, con il giovane che ha inviato un messaggio ai suoi concittadini tramite un compagno di classe, e il sindaco, che l'ha andato a trovare proprio a Cesena, lo ha salutato dal vetro. Sgarbi inaugura la mostra di Moroni, il critico d'arte sarà in città a Gualdo Tadino sabato per Come in una risacca alle ore 12 al Polo Museale Gualdese. Veniamo a Città di Castello, finto incidente alla figlia, truffata l'anziana madre, la donna è stata contattata al telefono da un uomo che si è spacciato per un carabiniere che l'ha convinta a consegnare a un complice 500 euro, mentre in Alto Tevere Valtiberina arriva la Modena 100 ore, manifestazione di auto storiche. Dunque ancora bacchetta, prudenza, questo virus è imprevedibile, dichiara il sindaco Tifernate. Prodotti sequestrati in donne bisognosi, la Guardia di Finanza ha consegnato alla Croce Rossa supporti medici, apparecchi elettromedicali, presidi sanitari e 180 litri di gasolio. Foligno, bonus 110%, 1000 pratiche, servono 40 giorni. Incontro tra comune e confartigianato, si abbassa il tempo di risposta ai cittadini. L'assessore Cesaro, qui in foto, sostenere le imprese per una ripresa rapida. Quindi, sempre in questo caso da Spoleto, il TAR boccia ancora De Agustinis, come abbiamo visto, mentre da Terni, Polino, i più ricchi dell'Umbria e tutti vaccinati. Il maggiore reddito pro capite nel comune più piccolo della regione, semplice, qui tutti pagano regolarmente le tasse, ha detto proprio il sindaco di Polino commentando tale notizia, sindaco Remigio Venanzi. L'indagine della UIL, primi posti della classifica, Perugia, Terni e Foligno. Teatro Verdi, aperto dal 2024 il progetto alla soprintendenza. Sgominate le bande dei furti a Orvieto, operazione di polizia e carabinieri dopo 4 colpi in pochi giorni, 3 arresti e anche una denuncia. 3 chiavi per vivere e conoscere Orvieto, presentato il progetto di marketing territoriale per rilanciare il turismo. A Terni, più sicurezza sulla Flaminia, raffica di controlli, no al transito di veicoli troppo pesanti nel tratto da Terni e Spoleto. Veniamo a spettacoli, culturali e società. Dalla Nazione, Ranieri, Leo e Inegrita, Tris Dassia, Todi. Il festival Suoni dal Legno propone i 3 eventi in un super weekend dal 16 al 18 luglio e poi spazio alla musica classica. Qui il cantante Massimo Ranieri, il noto attore e regista Edoardo Leo e il gruppo rock dei Negrita. La kermesse, un classico dell'estate e torna nel segno della resilienza. Quindi Brenno Tilli, il celebre litografo e tipografo perugino, manifesta in mostra a Perugia, l'iniziativa presentata oggi alle 17.30 all'Arena del Borgo Bello. Intanto a Foligno, a Terni, c'è Mattia Smartelli a teatro con Raffaello, questa sera ore 21 all'Auditorium proprio di Foligno, cimitero monumentale, visite guidate con Grand Tour Perugia. E ancora Spello lancia il Festival del Cinema, la 7ª arte tra film e incontri, il via domani la 10ª edizione, subito 3 mostre dedicate a Sciascia, Tonino Delli Colli e anche agli effetti speciali. Proiezioni non stop al Teatro Subasio, la kermesse celebra i professionisti anche dietro le quinte. Veniamo anche al Messaggero. Perugia e Trasimeno, torna il fascino delle moto d'epoca. Domenica riparte l'evento targato Camep, la carovana passa anche per la tomba del Perugino, in strada tanti grandi marchi, oltre ovviamente alla mitica perugina. Barton Park, 15 studenti del Volta diventano speaker per una notte. Perugia, Umbria Ensemble, concerto per i suoi 10 anni, l'evento domenica alle 20.45 al Barton Park. E poi i mostri di Palazzo della Cornia in mostra fino a
al 27 febbraio a Castiglione del Lago, con Palazzo della Cornia che si mostra con le sue meraviglie. Siamo in chiusura di prima parte, ora pubblicità, poi torniamo con lo sport, restate con noi.